are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. The people need to play with the latkes. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. For each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Eccoci qua all'appuntamento, forse certamente per il Gava Vertova importantissimo, anche perché i numeri stanno diventando importanti. Quinta edizione della Skei Race del Segredont, una manifestazione che è nata soltanto 5 anni fa, questo appunto è il quinto appuntamento, ma che davvero sta diventando importante. I numeri, e qui ce ne parla il presidente Franco Testa, sono quelli veri, meno male. Sì, per la nostra corsa abbiamo raggiunto il massimo 250 oltre gli iscritti, quindi il record per noi. Viste poi la concomitanza con altre gare, quindi siamo soddisfatti di questa presenza. Il tempo oggi è favorevole, quindi speriamo sia una grande giornata di sport. Noi da parte nostra ci mettiamo tutta la nostra buona volontà, assieme a tanti amici che sono sul percorso, quelli del CAI di Gazzaniga, dell'Area Castello, del gruppo sportivo Semonte, tutti i volontari del GAV Vertova. Tutto questo, mi dimenticavo, il gruppo del Pasta Party, che è una cosa fondamentale per il dopo gara. Tutti questi concorrono affinché la manifestazione nella sua organizzazione possa uscire bene, e noi crediamo di avere l'esperienza che questo succeda anche oggi. Indubbiamente qui assumiamo un tono, diciamo, che può essere anche quello giulivo, perché vedete che Franco Testa non gli sono venuti i capelli grigi, vuol dire che tutto sta andando per il meglio. Sì, la barba c'è però. Diciamo che ci manteniamo giovani con questi impegni che durante l'anno sono tanti, e la salute ci sostiene, quindi con tutto il gruppo del GAV Vertova andiamo avanti. Percorso collaudato come quello degli altri anni? Percorso come quello dell'anno scorso, non come quello delle prime tre edizioni. Abbiamo optato per quello dell'anno scorso, che è un po' più lungo ma più correvole, e ha ottenuto il favore dei concorrenti l'anno scorso, quindi lo riproponiamo in attesa di inventarci qualcos'altro. Benissimo Franco, io ti lascio i tuoi impegni e vado, se permetti, con Roby Mistri, la figlia Cristina. Loro sono anche gli sponsor principali della manifestazione, e naturalmente gli facciamo i complimenti, anche perché so che questa è la tua passione, mister. Sì, infatti la esercito da qualche anno, con l'obiettivo sempre di arrivare, è l'unico mio obiettivo, e finché riusciamo diamo una mano anche a Franco Testa, visto che riesce a coinvolgere un gruppo così numeroso di persone. E visto che il volontariato è la cosa più importante ed è il mezzo più importante che permette di raggiungere qualsiasi obiettivo, siamo quindi presenti come sponsor. Finché riusciamo saremo presenti anche come partecipante, nell'attesa che Cristina, nuove ormai abbastanza avanzate. Però che ci... E poi lasciamelo dire, è anche un bellissimo modo per scoprire quello che ci circonda, la natura, perché non mi sembra assolutamente avara, soprattutto nella zona di Bliben, Segredonte, il Bivacco e così via. So che forse un po' la zona la conosci, ma invito chi non la conosce, e approfittando del fatto che il percorso è contrassegnato, a farlo, perché tocca veramente dei punti che qui da noi sono bellissimi. Certamente, a questo punto ci sembra obbligo strappare una promessa per la prossima edizione. Prova. La vedremo con pantaloncini, con maglietta ginnica, non soltanto quella degli sponsor, la prossima edizione, va bene Cristina? Magari, mettiamo? Magari proprio l'intera edizione, no. Oggi mi limito ad andare al Segredonte, però al tifo, al papà, e poi vabbè, l'anno prossimo vediamo, insomma. Ma allora c'è già una, insomma, un tocco di diciamo così di passione, certo. Ma speriamo sia che si prolunghi fino alla gara vera e propria, certo. Bene. Già magari allenarsi un pochettino. Direi di sì. Grazie, grazie. Grazie.
Presentazione ufficiale dunque di questa quinta edizione della Sky Race del Segredont, voluta fortemente dal GAV Vertova proprio 5 anni fa, per ricordare anche coloro che sono stati i fondatori del gruppo alpinistico vertovese, che hanno dato l'infa appunto a questo sodalizio che oggi come oggi è uno dei più attivi, non soltanto per quanto riguarda l'atletica. Ed ora eccoci qua dunque, dopo la presentazione ufficiale, a parlarvi soprattutto di questo tracciato. Vedete la partenza, sono in 252 gli iscritti, saranno 235 la partenza, dunque soltanto 17 diciamo persone che si erano preiscritte e poi per qualsiasi motivo insomma hanno preferito non partecipare. 235 è il numero di gran lunga maggiore di tutte e 5 le edizioni. Prima erano circa all'inizio solo 130-140, poi sono arrivati ai 200 nella passata edizione, adesso siamo a quota appunto 235. Pensate che, ve lo anticipo già, di questi 235 ben 233 saranno all'arrivo, la dimostrazione insomma effettivamente che la selezione, la gara è dura, è vero, perché ci sono 1650 metri di dislivello, però la selezione è stata affrontata da tutti. Qui siamo, dopo le immagini della partenza con la telecamera di Emi Moretti, con anche le immagini relative alle interviste, siamo con la telecamera sulla motocicletta guidata da Riccardo, che ringrazio subito per la sua disponibilità, davvero bravissimo questo ragazzo che mi ha aiutato in lungo e in largo a riprendere, e stiamo seguendo diciamo i primi tentativi da parte di coloro che sono già lì in testa al gruppo. Vedete in prima posizione con la maglia verde sta facendo l'andatura Paolo Poli della Recastello, se non vado errato. Sulla destra con la maglia bianca dovrebbe esserci Luca Carrara, poi vediamo la maglia rossa dietro di Riccardo Faverio del gruppo sportivo Robbie. Adesso però siamo un pochettino andati lontani, non riesco nemmeno a decifrare il colore della maglia. Mi pare di vedere anche Manuel Cristini del Valetudo Skyrunning Italia. Questi sono tutti della categoria senior, poco importa categoria senior o che dir si voglia, l'importante è che qui, mi pare questo di poterlo dire insomma, c'è anche Luca Magri lì nelle prime posizioni della Corrintime. Mi pare di poter dire che qui è soprattutto la passione che spinge tutti questi ad affrontare 23 km con dislivello di 1650 metri. Qui siamo nella parte di Vertova Alta, proprio dove c'è la zona ahimè del cimitero, e poi viene abbandonata questa zona da loro per prendere il sentiero che li porta verso il santuario di San Patrizio. Questo cagnolone trova una pozza d'acqua e comincia a rinfrescarsi. La giornata era davvero splendida, domenica appena quella trascorsa, vale a dire il 22 maggio, anzi 15 giorni fa per voi che lo vedete su Antenna 2, e dicevo era una giornata splendida, un leggero venticello che però non disturbava, anzi aiutava forse i running a salire con più cipiglio se vogliamo. E qui siamo sulla salita che porta, dopo 2,5 km dal tracciato più o meno, porta a San Patrizio, dove c'è il santuario di San Patrizio, e devo dire siamo a quota 610 metri, dunque ben lontani da quello che è il passo del Segredont 1530, e vi ricordo che invece il bivacco testa, da dove inizierà la discesa, siamo a 1489. Dal Segredont al bivacco testa ci sono dei saliscendi, li vedremo appunto proprio fra poco. Intanto passano tutti gli atleti. Io voglio innanzitutto ringraziare, oltre, ve l'ho già citato, naturalmente colei che ha filmato la partenza, vale a dire Emi Moretti, ma voglio ringraziare anche Valentino Merla, voglio ringraziare Beppe Rinaldi che mi ha dato una grandissima mano, vedrete le sue immagini stupende in Valle Vertova, e poi naturalmente c'ero io con l'altra telecamera che girovagava un po' sul percorso. Quattro telecamere per raccontarvi davvero una gara bellissima. Allora qui da
praticamente dal Segredo, dal San Patrizio, chiedo scusa, al, a Cavlera ci sono esattamente 500, sto facendo il conto, 650 metri, no, 550 metri di dislivello, dai 610 ai 1150 di Cavlera. Poi da lì si salirà da Cavlera, un leggero saliscendi anche lì, poi una leggera discesa per portarsi proprio ai piedi del Segredonte, poi si inizierà dove c'è il passo Bliben e lo vedremo anche questo, si inizierà a salire ai 1530 del passo di Segredonte, dove appunto è stato toccato il massimo dell'altimetria per quanto riguarda questo percorso. Allora, che dire, sono una quarantina le donne in gara, sono, ecco qui ne vediamo una, e sono invece circa 200-195 più o meno i maschietti che si sono dati appuntamenti, tanti, tante persone, tanti appassionati che certamente conosco, conosciamo già per averli visti diverse volte, insomma essere i protagonisti in gare non soltanto per quanto riguarda la corsa in montagna, e dunque c'è veramente un po' di tutto e soprattutto ci sono veramente gli atleti che indubbiamente non saranno tutti gli atleti di punta della corsa in montagna, ma gli atleti che indubbiamente vogliono lasciare il segno. Qui è transitato Stefano Aquilini e qui vedete invece transitare tutti gli altri, naturalmente qui qualcheduno deve già abbandonare le velleità di corsa, siamo nello strappettino che dal paese 2,5 km porta appunto al santuario di San Patrizio, l'avete visto poco fa, e adesso dal santuario di San Patrizio siamo risaliti dopo soltanto alcuni passaggi giù in moto, ancora giù al paese Vertova Alta, per poi salire verso Cavlera e siamo arrivati al passo Bliben, lo vedete, siamo a quota 1290 come dicevo al passo Bliben, da qui si scenderà, eccola, eccola, perché con le immagini siamo già sul al passo, se avete visto quei puntini rossi, se vogliamo, e praticamente quella è la gente che sta attendendo gli atleti e al passo del Segredonte. Qui, mentre io mi perdevo in quelle che erano le immagini, per poco Luca Carrara, protagonista assoluto della gara, difende i colori del team Mammut, praticamente mi è passato quasi sotto gli occhi senza accorgermi, nessuno che se lo aspettava così veloce. Qui invece vediamo Paolo Poli della Re Castello in seconda posizione, e fra poco scenderò un po' più basso per coglierli da vicino, anche se questa posizione, vedete, è invidiabile perché li possiamo seguire, eccolo qua ancora Carrara, proprio durante la loro corsa. Ci sono praticamente una trentina di secondi via fra Paolo Poli e Luca Carrara, più o meno, indicativamente saranno sì una trentina di secondi, e dunque ecco adesso lo vedete Carrara piegato in due anche lui, nonostante la sua preparazione, lui ama particolarmente tutto questo. Qui vediamo, c'è, credo sia Riccardo Faverio del gruppo sportivo Robbia, naturalmente devo andare a intuizione per il colore delle maglie, perché qui i numeri ce li hanno davanti, tanti ce li hanno davanti, e io non riesco naturalmente a vederli essendo così in alto, però le immagini ci raccontano anche della fatica di questi appassionati della corsa in montagna. Vedete, passano da quel sentierino e andiamo di nuovo a scovare, eccolo là, c'è un bel vantaggio fra Paolo Poli e Luca Magri, c'è un bel vantaggio perlomeno se è Luca Magri no, credo sia, chiedo scusa, Riccardo Faverio, non Luca Magri, perlomeno così mi pare, la telecamera che va ancora a sbirciare, eccolo ancora il presunto Faverio, chiedo scusa, mentre questo non è un atleta, qui la telecamera traballa un po' anche perché siamo anche noi sul ripido, e vedete passa un atleta della Valle Tudo, questo dovrebbe essere un atleta della Valle Tudo e dovrebbe essere Manuel Cristini, ma ripeto, avremo occasione di raccontarvi ancora quando ci sono i passaggi da vicino, quelli di Valentino Merla. Valentino Merla, che ecco, questo è un altro atleta, poi ci sono anche quelli che gareggiano e non appartengono a nessuna società, pertanto hanno il numero, è vero, però non fanno parte di nessuna società, però mi pare di aver visto lì fra i primi anche Dario Martocchi della Merata Athletic, vale a dire la squadra di
Merate in provincia di Como, poi anche Antonio Rondi dei Runner di Bergamo e poi anche Nicola Paris e dunque diversi atleti nelle primissime posizioni. Piano piano sto scendendo, vedete siamo sul ripido anche noi e qui c'è già un buon pubblico che aspetta il passaggio degli atleti. Fra poco li andremo a cogliere, eccoli qua proprio al passaggio vicinissimi a noi e magari avremo l'opportunità di darvi anche qualche nome, anche se poi questi nomi, lasciatemelo dire, per carità fa sempre piacere essere riconosciuti, ma tanto poi chi sta vedendo e chi ha corso e sta vedendo la gara sicuramente si saprà riconoscere. Dicevo, qui siamo praticamente alla base, siamo a quota, sto vedendo un attimino, saremo a quota 1200 e bisogna salire a quota 1530 del Segredonte, che è il passaggio più impegnativo e più alto come dislivello. Altri atleti col 2-4, ho visto un 2-4 mi pare, però non ne sarei assolutamente sicuro, dunque evito di fare figuracce. Mentre la telecamera, attenzione, eccolo là Luca Carrara il primo, ormai è quasi perché lì sembra quasi arrivato, ma guardate che pezzo ce n'è ancora. E dietro non si vede ancora Paolo Poli che lo insegue, ma ce n'è ancora un pezzettino prima di arrivare su al Segredonte. Adesso vediamo. Con attenzione, una scivolata, niente di grave, con il numero 5 qui abbiamo visto Norman Gusmini e poi un altro atleta mi è sfuggito, non so se è un atleta della Re Castello o meno, vabbè, comunque mi è sfuggito il numero. E mentre qui vediamo, tra l'altro i numeri sono un po' piccolettini e non sempre si riescono a leggere, qui mi pare col 188 Martino Cattaneo, non sono sicuro, vabbè, comunque questi sono gli atleti che inseguono e che ormai sono all'incirca la trentesima posizione e abbiamo anche l'opportunità, lo vedete da lontano, sfruttando pure tutto lo zoom, però era piuttosto lontano, abbiamo visto anche un capriolo, mentre attenzione, guardate quanta gente c'è su al passo. Quanta gente c'è al passo, qui c'è un atleta che si è tolto la maglietta e addio numero, noi non possiamo leggerlo anche perché mi è parso non l'abbia messo in vista. Poi qui ecco Fabio Bonfanti, questo è un po' diciamo così una sorpresa in negativo perché Fabio Bonfanti che vi ricordo tra le altre cose, Fabio Bonfanti è arrivato nel 2013, è arrivato secondo, poi è arrivato, insomma si è sempre piazzato, nel 2013 per la cronaca aveva vinto Fabio Bazzana, nel 2014, nel 2015 invece aveva vinto Rolando Piana, però il tempo di Fabio Bazzana era 1.51.01 nel 2013, nel 2014 perdonate, però devo dire che praticamente c'è una diciamo una diversità di percorso, il percorso era stato nel 2013-14 era stato un pochettino tagliato, dunque di conseguenza credo che non possiamo fare riferimento, il tempo di riferimento che dobbiamo tenere per il percorso di questo 2016 è quello della passata stagione quando praticamente è stato cambiato il tracciato ed è ancora quello che stiamo vedendo adesso e allora il portacolori del Valetudo Sky Running Race vale dire Rolando Piana che l'abbiamo visto, mi era sembrato di averlo visto transitare, invece no, mi sto sbagliando e praticamente aveva impiegato 1:58, ecco, tanto 1:58:10 per la cronaca. Allora vi sto riempiendo di dati e sicuramente di errori, perdonatemi, non è assolutamente facile e allora a questo punto, anche per evitare tutto, io direi lasciamo scorrere qualche immagine, un bel sottofondo musicale perché qui è la natura che comanda.
E noi qui adesso stiamo piano piano scendendo, abbandonando quelle che sono quella che è la nostra, che è stata la nostra postazione proprio ai piedi del Segredonte, e vediamo ancora alcuni passaggi per ricordarvi che fra poco, siccome c'era Valentino Merla assieme a tanti volontari, Valentino Merla già presidente del CAI di Gazzaniga, e siccome era appunto al bivacco testa assieme ad alcuni volontari del GAV, praticamente mi ha fatto una cortesia grandissima, una splendida telecamerina, e ha ripreso delle immagini che fra poco vi andremo a proporre, immagini che raccontano ancora quella splendida zona appunto del bivacco testa. E poi lui stesso, ma ve lo commenterò mentre andranno queste immagini, praticamente ha si è incamminato anche lui verso il basso e ha incontrato e proposto tutti gli atleti, ma questo di questo ve ne parlerò fra poco. Allora, vi dicevo che dal Segredonte 1530 al bivacco testa praticamente c'è una saliscendi con un dislivello di 50 metri in meno. Il bivacco testa è a quota 1490 circa, 50 o adesso 1480, non so di preciso, comunque pochi metri, poche decine di metri ai 1500, e allora il dislivello è davvero poco, però il sentiero è molto bello, un po' esposto come del resto lo è tutto questo, perché vedete, una volta usciti dalla vegetazione bassa a quota 1200-1300, più si sale la vegetazione diventa sempre di meno, di conseguenza tutti gli atleti sono esposti al sole, però il sole del mese di maggio non era assolutamente un sole dove che poteva creare problemi, insomma, cioè tutti potevano esserci e tutti potevano affrontare il tracciato, visto che poi c'era questa leggera brezza che teneva freschi un po' tutti. E vi dicevo dunque che quelle immagini che ci ha portato, che ci ha fornito proprio Valentino Merla assieme a quelle della Valle Vertova che Beppe Rinaldi ci ha dato e ve le mostrerò fra poco, praticamente sono immagini che vanno a completare un servizio davvero molto molto bello nel suo insieme, insomma. La partenza, la valle, l'inizio con il primo strappettino per arrivare al santuario di San Patrizio, poi lo strappettino per arrivare fino qui e poi su al Segredonte che vedete là in alto, come a dire, insomma, sicuramente immagini che possono credo piacere un po' a tutti. Qui vediamo intanto il mio amico Bonazzi, ex calciatore di un buon glorioso passato, anche lui adesso si cimenta e nelle gare di corsa, camminate in montagna, e adesso andiamo a vedere, ci spostiamo con le immagini presso il bivacco testa. Allora, innanzitutto dobbiamo dire bravo a Valentino Merla che ha diviso le immagini in quattro parti. Questa prima parte è dedicata completamente al bivacco, che è nato, come potete vedere, nel 1970-80, adesso io non vedo fino a quel punto l'insegna, non l'ho vista fino a quel punto, 1980, e praticamente è nato questo bivacco per ricordare la figura di Dante Testa, che è il papà dell'attuale presidente Franco Testa del GAV di Vertova. E lì praticamente è nato questo bivacco, che è poi diventato il punto di riferimento dei tanti appassionati. Quelli di Vertova, quando non sanno cosa fare la domenica, chi ama andare in montagna, ma anche chi non ama andare in montagna, dice andiamo al bivacco. Ormai non lo chiamano più nemmeno bivacco testa, dicono andiamo al bivacco.
Vi dicevo, il video diviso in quattro parti, la prima relativa al bivacco testa, la seconda Valentino si è spostato di poche centinaia di metri rispetto all'ubicazione del bivacco e si è portato in quello che viene chiamato il belvedere. E lo posso dire perché ci sono stato anch'io un paio di volte al bivacco testa, è davvero un belvedere, insomma si può sbirciare sia in alto sia in basso, adesso non ditemi di chiamare i nomi delle montagne col nome giusto perché io non le conosco e non ho la memoria, però veramente quello che si gode da quella posizione è qualcosa di eccezionale, quello che state vedendo. E poi naturalmente con Valentino Merla che è tornato presso, lo vedremo fra poco, tornato presso il bivacco, distante poche centinaia di metri, perché dal bivacco testa alla zona belvedere c'è davvero poco, ed è aspettato che arrivasse il primo. Prima però ha voluto creare diciamo così qualcosa di particolare, ha creato l'immagine del passaggio del primo al bivacco testa Luca Carrara con questo, diciamo, queste fotografie, questi video fatti in maniera un po', diciamo, pochettino diversa, non siamo riusciti a correggerli perché sono nati così. E poi però meno male che se, diciamo così, è accorto e ha detto forse è meglio che sistemiamo tutto, e allora le immagini del passaggio degli altri concorrenti subito dopo i primi sono davvero belle. Allora io direi ce le godiamo assieme, non posso ancora dirvi chi è il tempo soprattutto fatto segnare da Luca Carrara perché io sto commentando subito il giorno dopo della gara e tutti questi ragguagli cronometrici non erano ancora pronti, però il primo a transitare è stato Luca Carrara, poi Paolo Poli e poi mi è parso di vedere Luca Magri in terza posizione. Allora vediamo cosa succede in questi passaggi, vedete, guardatevi intorno, insomma, perché qui la natura davvero è incontaminata. E vedete quel signore là che è adesso dietro al concorrente, praticamente sul suo tavolino da scuola, che sta segnando i tempi del passaggio al bivacco testa, e dunque sarà poi lui a ragguagliare. E se andate sul sito del GAV Vertova fra un giorno o due certamente troverete tutti i ragguagli per quanto riguarda i vari passaggi dove erano ubicati i cronometristi. Noi restiamo ancora qualche momento qui sul bivacco testa per poi, sempre con la telecamera di Valentino Merla, in pratica andare a ritroso
e andare a scoprire un po' tutto il sentiero che dal Segredonte, ci saranno alla fine immagini anche dal passo del Segredonte, naturalmente lì staranno transitando i ritardatari, e che appunto dal Segredonte tutto in un saliscendi si va al bivacco Testa. In pratica sta facendo il percorso ritroso perché esaurito il suo compito, naturalmente voleva rientrare anche lui per vedere cosa succedeva all'arrivo, o perlomeno essere ancora giù all'arrivo a dare una mano qualora ce ne fosse bisogno. Dunque le immagini che vi proponiamo in questi restanti minuti, le immagini sempre di Valentino Merla, ci raccontano proprio del sentiero che dal Segredonte porta al bivacco, visto naturalmente al contrario, visto che appunto lui stava scendendo dall'altra parte.
Ed eccoci ritornati di nuovo giù in basso, proprio ai piedi del Segredonte, anche perché qui ci sono veramente chi, come potete vedere, non affronta di corsa ma soltanto con comunque un buon passo spedito la gara. E allora abbiamo ancora alcune immagini che vi raccontano lo strappettino che dal passo Bliben porta proprio ai piedi dell'ascesa al Segredonte. Come potete vedere qui arriva gente che comunque ha ancora, nonostante tutto, un buon passo, lo dobbiamo dire, perché certamente quando è stato bellissimo, lo racconto questo aneddoto, ero più o meno in questa zona, forse 20 metri prima, io stavo scendendo e passavano dei signori che probabilmente era la prima volta che facevano la gara, questa gara, e un buon passo comunque, si vede che era gente che comunque andava in montagna. Mi ha detto: beh, la salita adesso sarà finita. Gli ho detto: beh, è finita quando arrivate su in cima là. E gli ho fatto vedere dove c'era tutta la gente che li aspettavano, e questi hanno detto: no, è impossibile. Però tutti col sorriso sulla bocca, tutti a dire che il tracciato, il percorso del Segredonte è veramente una gara bellissima, una gara dove qui la natura spicca, la natura rigogliosa, quella natura che forse ci aiuta ancora a conciliare con quelle che sono tutta la nostra vita, quella di un continuo muoversi sempre con una frenesia che certe volte è anche inutile, se vogliamo. Ecco, queste immagini ci raccontano ancora il passaggio di chi affronta la gara senza pretese di classifica, ma semplicemente anche con la voglia di guardarsi in giro, cosa che tutti o quasi tutti hanno fatto.
Come certamente avrete notato, parlo un po' poco dei diciamo protagonisti, insomma tutti meritano. Io sono di questo avviso, è chiaro che davanti i primi sono i più bravi, sono i più forti, ma quelli che comunque si sono iscritti, quelli che comunque hanno portato a termine questa gara, vi ricordo 23 km per un dislivello di 1650 metri, sono degni di essere ripresi tutti e sono soprattutto davvero da encomiare, da elogiare per questa loro passione. Chi è giovane, chi è meno giovane, chi ama la montagna, chi non la ama, chi magari per curiosità e per la prima volta è stato attratto dal nome, che ha anche un certo fascino, non so che cosa voglia dire, però sicuramente è un certo fascino e che invoglia insomma a partecipare. Poi, come potete vedere, in una giornata come questa, dove le nuvole erano piuttosto rare, adesso qualche luna si era formata proprio sulla nella zona dell'Alta Valle Seriana, proprio sopra la zona dove siamo noi, però assolutamente nuvole, chiamiamole innocue, praticamente tutti a salire. E chi di buona ora magari a portarsi su al Segredonte, a portarsi a metà strada a vedere il passaggio, e poi qui, calcolando che questi sono già circa un'ora e un quarto, un'ora e mezza, un'ora e mezza che sono in gara, stavano già ritornando e cercavano di arrivare giù, magari avendo anche l'automobile in cavalera, cercavano di arrivare giù all'arrivo a vedere che cosa succedeva proprio sul traguardo. Ecco, il bello anche di questa manifestazione e di queste manifestazioni è quello di richiamare sempre più gente in montagna con la voglia di camminare, anche chi magari non se la sente di fare la gara, ma che vuole fare in qualche modo, non dico tutto il percorso, ma un bel po' del tracciato che i runner hanno affrontato. E vedete che ci sono anche delle signore anche abbastanza giovani, a dimostrazione insomma che praticamente queste gare di corsa in montagna, che sembrano un pochettino anche un po' delle sfide, se vogliamo, no? Non è la solita gara di atletica o la corsa su strada, che pur essendo impegnativa però non rappresenta nessuna difficoltà. Se uno poi corre piano piano, la gara la porta a termine in qualsiasi modo. E qui invece bisogna avere anche una discreta gamba, perché come potete vedere il sentiero è anche abbastanza ripido. Insomma, vi ho intrattenuto ancora un po', anche perché ormai siamo alla conclusione delle immagini della zona del Segredonte. Fra poco andremo con le immagini del nostro Beppe Rinaldi, che lui ha preferito andare in Valle Vertova. Quando gli ho chiesto non andresti a riprendere un po' di immagini, mi ha detto: guarda, io vado, però sono innamorato della Valle Vertova, e come si fa a non esserlo, e io ti riprendo qualcosa di là. E infatti poi fra poco vedremo proprio poco prima di vedere le immagini degli atleti, vedremo che spezzoni di immagini ci ha portato lui, tra l'altro in possesso di telecamerine, la GoPro eccetera eccetera, telecamere che poi lui mette sul dorso, mette sul petto e poi si mette a inseguire tutti i partecipanti, e insomma che il filmato veramente che ci ha portato, anche così come quello di Valentino Merla, anche quello di Beppe Rinaldi, è veramente un bel filmato, e che soprattutto, ripeto ancora, fa conoscere, ci auguriamo che sia così, perché alla fin fine poi è quello che si vuol fare, ci auguriamo che possa far conoscere sempre di più le nostre zone, la nostra montagna, che ripeto non saranno le Dolomiti, non saremo in Trentino, ma qualcosa di bello, anzi oserei dire molto più che qualcosa, l'abbiamo anche noi.
Ultime immagini della zona di Cavlera per arrivare al Segredonte, ci trasferiamo con le immagini di Beppe in Valle Vertova. Guardate che acqua questa, signori miei, è la Valle Vertova. Qui la limpidezza che è la caratteristica di quest'acqua è veramente qualcosa di fuori dal comune. Sfido chiunque a non aver voglia di metterci le mani, guardate quella cascatella qua che scende, che è la classica cascata che tutti vogliono riprendere quando si va in Valle Vertova. E poi il verde rigoglioso, e poi guardate qui in basso, proprio al centro del teleschermo, c'è l'acqua splendente, cristallina. Però guardiamo anche Luca Carrara, bravissimo il nostro Beppe Rinaldi, Luca Carrara che transita per primo qui. Allora andiamo a vedere un attimino dove possiamo essere, perché dai 1400 qui intanto transita il secondo, mi pare sia forse era il terzo, Luca Magri, non saprei dirvelo, questo è quell'atleta del Valle Tudo, Manuel Cristini credo, comunque non voglio ripeto non voglio sbagliare assolutamente. Allora lascio a voi ogni qualsiasi interpretazione se riesco a leggere il numero, ma vedete che il numero non è di facile lettura, soprattutto per chi come me ci vede davvero poco nonostante gli occhiali. E allora stavo dicendo che dal bivacco testa tutta discesa fino alle praticamente alle sorgenti, siamo all'incirca al 17° chilometro circa, perciò mancano ancora 6 chilometri all'arrivo con queste immagini, e siamo giù ormai, siamo quote basse, insomma più o meno all'altezza, se vogliamo all'altezza del santuario di San Patrizio, insomma più o meno a quota 500, e siamo però all'inizio della Valle Vertova, anche se le immagini del nostro Beppe Rinaldi sono un po' mischiate. Però signori miei, guardate che acqua, guardate dove scorre, guardate soprattutto i riflessi di questi colori cristallini, di questo verde smeraldo che è parte integrante della Valle Vertova. E lì in mezzo a tutto questo passavano i nostri atleti, guardateli qua, e guardate soprattutto con quale magnificenza, dobbiamo dire, il passaggio di questi atleti qui in mezzo a questa gola, a questa valle dove l'acqua è pura e splendente, danno ancora più diciamo, e fanno capire ancora di più qual è la grandezza di questa gara. Eccoli qua, qui siamo forse all'inizio, vediamo di, e non vorrei sbagliarmi, ripeto, ancora ho qualche problema a leggere il numero, comunque vi darò poi quando saremo sull'arrivo con le immagini conclusive la classifica, poi anche la classifica per quanto riguarda la categoria femminile, che l'abbiamo un po' trascurata, ma abbiamo trascurato un po' tutto, insomma lasciatemelo dire, forse qui ho sbagliato davvero poco, perché non ho parlato tanto degli atleti, ma ho parlato soprattutto di quello che ci offre la natura, e forse è la cosa migliore. Questo è il passaggio, qui siamo ancora in discesa, lì prima dove sono transitati i primi siamo quasi nella zona delle sorgenti, così chiamata, della Valle Vertova. E questo è Fabio Bonfanti, e poi praticamente si scende ancora più giù, poi si fa l'ultimo strappettino, perché si fa il giro dell'abitato di Vertova, si passa attraverso Semonte, io non mi ricordo come si chiama questa zona, e dicevo l'ultimo strappettino prima di arrivare, e saremo ai 20 km, ne mancano ancora 3, prima di arrivare ai 23 km conclusivi. Allora, immagini del nostro Beppe Rinaldi, vi dicevo, non hanno bisogno di nessun commento. Ecco, guardate questa è una passerella a fianco che è stata costruita per permettere ai tantissimi turisti, coloro che vogliono andare a curiosare, vedere in Valle Vertova, per permettervi di transitare senza preoccupazioni, senza doversi bagnare, anche se poi più in basso c'è un passaggio proprio che passa in mezzo all'acqua, o si può passare appena sopra con dei piloncini che sono stati messi, oppure per chi ama essere un po' più temerario si passa in mezzo all'acqua. Io non so in quanti non conoscono la Valle Vertova, ma se c'è ancora qualcuno che praticamente non la conosce, vi inviterei proprio ad andarci, perché effettivamente questa è una valle che merita qualsiasi riconoscimento e merita di essere vista, soprattutto per, guardate qui sotto che cosa offre, che colore cristallino, sembrano tanti cristalli, e invece la Valle Vertova, veramente qualcosa di eccezionale.
Bravo, bravo al Beppe Rinaldi che ci ha portato queste immagini e bravi a chi naturalmente, come diciamo così, responsabile del GAV Vertova, hanno voluto ancora una volta riproporre nel tracciato il passaggio in Valle Vertova, che è sempre davvero suggestivo e che lascia sempre, diciamo, quel sapore anche di natura incontaminata che noi tutti vorremmo sempre vedere.
Non c'era assolutamente bisogno di intervenire prima, le immagini documentano da sole quello che è questo, davvero questo angolo, come dicevamo, assolutamente da visitare, anche semplicemente per chi vuole camminare un pomeriggio quando c'è il bel sole, insomma, per andare a vedere effettivamente che cosa può trovare, qualcosa di indescrivibile. E poi non ci sono pericoli, perché anche per i bambini assolutamente si può camminare sul ciglio. Certo, bisogna prestargli attenzione, bisogna dargli la mano, però grandi pericoli, ecco, come attraversamento di questo ponticello, però grandi pericoli assolutamente non ce ne sono. E poi credo che anche i bimbi, insomma, soltanto il vedere quest'acqua e che davvero sgorga dalle rocce è qualcosa di eccezionale. Intanto attenzione, eccola qua, ci è mancato pochissimo che mi perdevo anche il passaggio, ormai siamo ai 4 km dall'arrivo di quella che risulterà presumibilmente la vincitrice, vale a dire Daniela Rota. Avremo poi modo anche di intervistarla. Qui altre immagini da parte di Beppe Rinaldi, probabilmente è salito su un furgone, una macchina, credo il furgone, quello della Protezione Civile, e qui sta cogliendo le immagini naturalmente mentre il furgone della Protezione Civile sta andando verso il basso. Dicevo, Daniela Rota, che non stranamente, lo devo dire, non appartiene a nessuna società. Lei, lo sentiremo poi anche nell'intervista, ha detto: io voglio correre quando mi pare e piace, non voglio nessuna pressione da nessuno. Allora, questa è una gara che mi piace perché ha un panorama, un paesaggio incredibile, la faccio sempre e insomma, e devo complimentarli con lei, perché oltre a farla sempre va anche a vincerla, e dunque credo che sia davvero un gran bel risultato. Poi la vedremo e andremo a citare tutta la classifica anche generale femminile fra poco. E adesso lasciamo le immagini ringraziando ancora Beppe Rinaldi dalla Val Vertova. Andiamo a sbirciare la telecamera di Emi Moretti sul traguardo in attesa di vedere i primi. Va a sbirciare quello che sta succedendo in cucina, perché vi ricordo che oltre al rinfresco subito dopo la gara c'era un gustosissimo pasta party, non soltanto la pasta ma un po' di tutto. Guardate che padelloni di sugo che sono pronti per rimpinzare tutti gli atleti, le torte, eccole qua tantissime. E allora andiamo al traguardo e vediamo. Luca Carrara chiude la sua prova con il tempo di 2 ore e 40 secondi, 2 ore e 00 minuti e 40 secondi, eccolo qua assieme al presidente Gava Franco Testa, stanno discutendo sul tempo, è riuscito a abbassare il tempo della passata edizione che era di 1 e 58 mi pare, e qui c'è l'intervista di Vladimir Lazzarini proprio a Luca Carrara, e vi anticipo che Luca Carrara presto sarà negli studi di Antenna 2 per una bella faccia a faccia e soprattutto per scoprire chi è questo atleta che spesso e sovente noi non vediamo gareggiare qui dalle nostre parti, ma che è sicuramente un bravissimo protagonista per quanto riguarda la corsa in montagna. A lui gareggia per il team Mammut, detto per inciso. E con le immagini stacchiamo, anche perché sta per arrivare il secondo, bravissimo Paolo Poli della Re Castello, secondo con il tempo di 2.503. Al terzo posto, soltanto una manciata di secondi di distacco per Luca Magri della SD Corring Time. Quarto sta arrivando Riccardo Faverio del gruppo sportivo Robbie, eccolo qua, andiamo a darvi i tempi. Allora, Paolo Poli ha chiuso con il tempo di 2.503, Magri con il tempo di 2.509 e Faverio con 2.630, mentre quinto assoluto al traguardo Manuel Cristini della Valetudo 2.644, sesto Livio Rinaldi, bravissimo, anche lui non appartiene a nessuna società, 2.652, al settimo posto Clemente Belingheri, sempre da Valetudo, 2.658, mentre qui ci sono la foto dei primi tre, al centro Luca Carrara, poi a destra con la maglia verde Paolo Poli e di là con la maglia blu c'è Luca Magri, mentre si attendono gli altri arrivi. Siamo arrivati al settimo posto di Clemente Belingheri, arriva per la Merat Athletic, eccolo qua, ottavo assoluto Dario Martocchi, 2.10.14 il suo tempo, andiamo fino ai 15. Al nono posto, anche di più se riusciamo, c'è Nicola Paris della Re Castello, 2.11.01 il suo
suo tempo e vedete che arrivano davvero alla spicciolata. Siamo al decimo posto, quello di Alessandro Noris dello Skies 3038. Eccolo qua, prova chiusa anche per Alessandro Noris, che sembra un po' affaticato, il suo tempo di 2:12:16, mentre arrivano altri due atleti, se non vado errato. E allora vedete che arrivano quasi mano nella mano, accompagnati, c'è Antonio Rondi dei Runners di Bergamo con Luca Cornago della X Bionic Running Team, rispettivamente undicesimo e dodicesimo con lo stesso tempo. Poi tredicesimo Matteo Bossetti, sempre della Skies 38, 2:17:53. Al quattordicesimo posto dovrebbe essere Alex Lanfranchi della Recastello, 2:18:06. Pensate, sono arrivati in 14, sono passati quasi un quarto d'ora dall'arrivo del vincitore. Al quindicesimo posto, eccolo inquadrato, Fabio Bonfanti dei Runners di Bergamo. Stranamente ve lo dicevano che non è assolutamente nella sua migliore forma Fabio Bonfanti, che deve accontentarsi al quindicesimo posto col tempo di 2:19:26. Sedicesimo Marco Piazzalunga, sempre da Recastello, 2:20:15. Al diciassettesimo per la New Athletic di Sulzano sul lago di Iseo, Matteo Pennacchio, eccolo qua inquadrato, 2:20:22. Diciottesimo Thomas Belinghieri, lo vedete con la maglia e la completa tenuta arancio della Skies 38, 2:21:03, anzi la maglia arancio, Al diciannovesimo Danilo Brambilla della Carvico Skyrunner, 2:21:32. Andiamo con il ventesimo tempo, se eccolo qua che arriva, Diego Salghetti della New Athletic Sulzano col tempo di 2:24:02. Tutti questi appartengono alla categoria senior, mentre vi ricordo che per quanto riguarda la categoria over 50 il primo posto è andato a Stefano Cavagna della Recastello, 28esimo assoluto, secondo posto per Giuseppe Colombo dell'Altitude Race, 31esimo assoluto, terzo posto invece per Elio Carrara dell'Atletica Valle Brembana è quarto l'intramontabile Martino Cattaneo della over, sempre over 50, Martino Cattaneo dello Skies 3038. Già che ci siamo, parliamo anche del quinto, che è Giordano De Vecchi della Recastello, addirittura 45esimo assoluto, e poi sesto assoluto, sesto di categoria naturalmente, sempre over 50, Giuliano Piccinari del GAV Vertova. Questi primi per quanto riguarda appunto la categoria over 50. Poi troviamo al settimo posto Walter Foiadelli del gruppo sportivo Orezzo, all'ottavo Delfino Licini, sempre over 50, e al nono più giù in classifica Massimo Brambilla, e quindi al decimo posto, sempre over 50, ripeto, Norberto Perolari del GAV Vertova. Più o meno questa è la classifica, poi vi citerò ancora i primi 3 o 4 o 5 quando ci saranno le premiazioni più tardi. Io direi adesso di attendere con ansia quello che sarà la classifica, l'arrivo ufficiale della prima donna categoria femminile, rassegnalata, come già del resto vi ho anticipato, Daniela Rota, e credo sarà proprio lei andare a chiudere con il miglior tempo femminile. Thank you.
Radio Corsa segnala l'arrivo imminente di Daniela Rota. Eccola qua, è lei la vincitrice. Allora ecco lo striscione che viene ipoteticamente tagliato dalla vincitrice. Il suo tempo 2:37:12, signori miei, si classificherà e ve lo saprò dire fra poco quale sarà il suo ordine d'arrivo, considerato il tempo impiegato. Davvero una grande prestazione per Daniela Rota con questo tempo 2:37. Indicativamente va all'incirca 2:37:12 e sto guardando proprio questo, praticamente va al 54esimo posto assoluto. Signori miei, grandissima prova di Daniela Rota su 233 all'arrivo, davvero una grande prestazione per questa ragazza che andremo a sentire fra poco al nostro microfono. E qui la seconda al traguardo, eccola qua, della Carvico Skyrunning, Martina Brambilla, 2:41:31 il tempo di Martina, che va ad inserirsi al 60esimo posto. Telecamera che torna ancora indietro per cogliere altri arrivi che noi vi mostriamo prima di andare a curare l'intervista appunto alla vincitrice che sentiremo fra poco. Un'intervista che ci ha lasciato un po' così, con intanto la vedete, eccola inquadrata, intervistata da proprio da Vladimir Lazzarini. Dicevo, intervista che ci ha lasciato così semplicemente per il fatto che ha detto: ma a me piace correre semplicemente così, senza nessuna pretesa, insomma. E l'abbiamo anche stuzzicato e vedrete che cosa ci suggerirà e che cosa ci dirà in questa intervista. Ed ora, visto che ormai tante della categoria femminile sono arrivate al traguardo, eccovi la classifica delle prime 15. Appunto ha vinto Daniela Rota, categoria libero,
Al secondo posto Martina Brambilla della Carvico Skyrunning, al terzo Sara Belotti della Re Castello 2.45 il suo tempo e 39, quarto posto per Nadia Franzini della Tridica Paratico 2.46.46, quinta Maria Rossi dei Fodipè 2.47.49, al sesto posto Lara Bonora della Free Zone categoria sempre senior 2.50.13, al settimo la prima over 50, signori miei, Giovanna Cavalli del SEV Val Madrera col tempo di 2.50.50. Ottavo posto assoluto per Esther Scotti della Valle Tudo 2.53, al nono Monia Acerbis dei Runners di Bergamo 2.55, decima Milena Pirola del Kral Banca Popolare di Bergamo 2.55.57, undicesima Cristina Grazioli di Runners Bergamo, dodicesima Simone Imberti della Re Castello, tredicesima Lelia Maria Camanini dell'Evolution Team, quattordicesima Maria Enrica Bonazzi della Tedica La Torre, quindicesima Gabriella Gabrieli de Skies 38. Questo è il tempo delle prime 15, vi ricordo erano partite in 38, un solo ritiro a dimostrazione insomma che certamente, questo genere di gare piace veramente. Da segnalare, sempre per quanto riguarda la categoria femminile, l'unica in gara over 60, mi perdonerà se lo dico, Anna Rosa Ghilardi, signora simpaticissima della Valle Tudo Skyrunning Italia, che ha chiuso con il tempo di 3 ore 35, ma che essendo l'unica lei si è portata a casa il suo bel premio e complimenti a lei che comunque è riuscita davvero a finirla. Ancora qualche immagine sul traguardo per poi, ripeto, andare all'intervista con la vincitrice. La vincitrice ha appena degustato quello che è stato un pranzo comunque succulento, Daniela Rota, la scopriamo qui anche perché un pochettino, diciamo così, anche per me è una novità assoluta intervistare una ragazza che vince una gara come il Segredonte e che non è iscritta a nessuna società. Prima di parlare della gara spiegami il perché.
perché la mia è una passione e non, diciamo che non mi interessa essere iscritta a nessuna società. Lo va bene così. Lo faccio perché mi piace. E... va bene, è una bella scelta coraggiosa, così fai quello che vuoi, quando vuoi partecipi, non partecipi, senza pressioni. Senza bravissima, pressioni, sì. Bravissima. Adesso invece parliamo della gara, l'avevi già fatta? Sì, è il terzo anno che la faccio, e col nuovo percorso il secondo, l'anno scorso l'ho finita terza e quest'anno invece sono riuscita a prendermi il primo posto, migliorando il mio tempo dell'anno scorso di 3-4 minuti, non tanto, però col caldo che faceva oggi è una buona prestazione. Eh beh, credo sì, 3-4 minuti, insomma è un miglioramento di tutto rispetto. Aiutami a capire come l'hai trovata, come la trovi, secondo te è dura, l'organizzazione dovrebbe modificare qualcosa o è bella così? Il percorso è bello. È molto meglio questo di quello che c'era prima, è meno impegnativa la salita, soprattutto il primo pezzo, il secondo uguale a quello di 3-4 anni fa, è dura la discesa, sì, dovrebbero cambiare due cose che sono un paio di ristori in più in salita. Ci vorrebbero, insomma. Sì. Soprattutto se pensano di farlo verso il fine maggio. Come periodo della gara, se lo fanno inizio maggio servirebbero lo stesso, magari uno non lo usa, però un paio di ristori in più li metterei, insomma, c'è un po' più di fatica, allora un po' più di caldo, un po' più e caldo serve... sì, serve un po' più idratazione, insomma. Naturalmente il padre padrone tra virgolette di questa gara, Franco Testa, avrà sentito, e chissà mai che ti possa esaudire. Comunque adesso cerchiamo anche di capire chi è Daniela Rota, nel senso da dove arriva questa passione, che cosa fa e quali sono gli obiettivi futuri. Allora, la passione arriva da anni indietro, ho sempre fatto montagna di tutti i tipi, sia alpinismo, cascate, qualsiasi modo in cui potessi fare la montagna l'ho fatto, e l'unico che mi mancava era quello della corsa. Andavo a vedere qualche corsa in montagna di nostri amici e a un certo punto ho detto ci provo anch'io, e alla fine sono qua, nel senso che ci ho messo un paio d'anni per andare in forma, e adesso quest'anno sembra che sia l'anno buono, poi vediamo. Gli obiettivi futuri, a parte diciamo così quelli più imminenti, ma in ottica futura, magari, non so, visto che stai andando bene in montagna, dedicarsi alla corsa, all'atletica, non ti è passato, ti ha balenato per la testa? No, atletica in sé, in effetti a me la strada non mi piace, devo farla in inverno perché non puoi fare sentieri, però io preferisco le sky di questa lunghezza, al massimo sui 30 km, non di più, perché mi diverto su queste lunghezze e non stando in giro troppo tempo, dopo diventa una cosa improponibile per il mio tuo fisico, la tua resistenza, insomma. E prossimi appuntamenti non lo so, vado a sensazioni settimana in settimana, non ho qualche gara che sto tenendo d'occhio, ispira però, un po' più, sì. Un po' di più, ma niente di che, insomma. Sì, no, forse il fatto che sei anche libera, insomma, ti dice sì. Questa la faccio secondo come ti alzi, diciamo così, sì, più o alla domenica. Sì, una settimana prima decido più o meno, oggi, settimana prossima faccio questa o quell'altra. Signori, che dire, una ragazza giovane, una ragazza che ama la montagna, una ragazza che ama la natura, e poi però dice io voglio essere libera. I miei complimenti, anche perché poi sicuramente lasciando un'impronta così in queste che sono comunque gare dove 250 persone, una quarantina di donne si sono diciamo così trovate per abbassare i loro tempi, tu le hai messe in riga tutte, e pertanto devi davvero essere brava, e soprattutto pensare, direi anche in maniera più diciamo così importante, a quello che è il futuro. Penso di sì, devo credere un po' più in me stessa, diciamo che oggi ho cominciato a credere un po' più in me stessa e alle mie capacità, alla mia preparazione, nelle prossime
penso di riuscire a mettere in campo anche quello. Daniele Rota, segniamo questo nome perché ne sentiremo parlare ancora. Grazie, complimenti. Grazie, arrivederci. Ed ora spazio a quelle che sono le premiazioni, anche se dovremmo essere un pochettino veloci con le immagini, visto che come del resto avrete notato, un servizio che dura più di un'ora e mezza è già comunque abbondante di quelle che sono le notizie. Si va in una delle sale dell'oratorio di Vertova, gentilmente concesse appunto dalla parrocchia, e poi Franco Testa, il presidente del GAV, che ringrazia tutti coloro che stanno dando lustro alla manifestazione ogni anno sempre di più, e poi le premiazioni. Io per comodità vi do i primi 10, iniziamo con la categoria femminile, eccole qua le prime 10 della categoria femminile, le vedete inquadrate. Allora, al 10° posto Milena Pirola della Banca Popolare di Bergamo, il Kral; al 9° Monia Cervis dei Runners Bergamo; 8ª Esther Scotti Valetudo; 7ª Giovanna Cavalli del Sev Valmadrera; 6ª Lara Bonora della Frizzon; 5° posto per Maria Elena Rossi dei Fodipè; 4ª Nadia Franzini del Paratico; il podio composto da Sara Belotti, 3ª della Re Castello; Martina Brambilla, 2ª del Carvico Skyrunning, e come detto vince Daniela Rota, che non appartiene a nessuna società. Per quanto riguarda la categoria maschile, i primi 10: al 10° posto Alessandro Noris della Skies 3038, 9° Nicola Paris della Re Castello, all'8° posto Dario Martocchi della Merate Athletic, 7° Clemente Belinghieri della Valetudo, 6° Livio Rinaldi, al 5° posto Manuel Cristini sempre della Valetudo, 4° Riccardo Faverio delle Orobie, 3° posto per Luca Magri della SD Corrin Time, 2° Paolo Poli della Re Castello e 1° Luca Carrara del Team Mammut. E poi tanti altri premi, come la medaglia d'oro alla memoria di Riccardo Mutti al primo al bivacco Testa, la medaglia d'oro alla memoria di Dante Testa al concorrente più giovane, e poi il primo della classifica degli atleti del GAV, la Coppa Antonio Mistri alla memoria. Poi ancora la classifica per società, naturalmente con il 3° posto dove vanno i runners di Bergamo, con il trofeo alla memoria di Giuseppe Rinaldi, il 2° posto alla formazione, alla squadra del Valetudo, e qui vedete la consegna da parte di Anesa, che è il titolare della Cellular Beton, e poi il 1° posto invece che se l'è aggiudicato la Re Castello, a cui va il trofeo alla memoria di Luigi Mistri. E con questo credo abbiamo concluso, amici appassionati. Intanto vedete, ricordandovi che appunto c'è stata anche la premiazione da parte del nipote di Giuseppe Rinaldi, il figlio di Beppe, colui che mi ha dato una sensibile mano alle riprese per quanto riguarda la Valle Verto, ve l'avete visto poc'anzi le immagini. Bene, con queste ultime immagini concludiamo questo servizio dedicato alla 5ª Sky Race del Segredont. Grazie a tutti coloro che mi hanno fornito le immagini e a tutti voi che avete avuto la pazienza di stare con noi per ben 1 ora e 35 minuti. Immagini e soprattutto servizio, a parte la confusione naturalmente che posso aver fatto, ma che credo abbiano dato la giusta identità a questa stupenda manifestazione. Grazie a tutti ancora, risentirci a presto da Lorenzo Noris.